Ormai è davvero tutto pronto nella città di Bari, che si prepara a festeggiare e a celebrare il suo santo patrono San Nicola nella giornata del 6 dicembre, che apre ufficialmente le porte a quelle che sono le festività legate proprio al Santo Natale. E noi di TRM Network, come ogni anno, vi racconteremo quelli che sono i momenti salienti della giornata, già a partire dalle prime ore del mattino di mercoledì 6 dicembre. E intanto, in questo percorso di avvicinamento, vi accompagneremo con una serie di contributi che abbiamo realizzato per voi e che raccontano proprio la fede, ma anche la curiosità, le curiosità, le tradizioni legate proprio al Vescovo di Mira. E lo abbiamo detto poco fa, il periodo di San Nicola è per eccellenza il momento magico che apre la strada alle festività natalizie, anche per quanto riguarda le prelibatezze della gastronomia tradizionale e in particolare dolciaria. Se infatti San Nicola porta con sé regali, dolciumi e soprattutto tanta cioccolata per i più piccoli, a Bari e provincia si fa a gara per realizzare biscotti, dolci, golosi originali, dedicati proprio al Santo di Mira. E Serena Manieri è andata a far visita al laboratorio del maestro pasticcere Nicola Giotti a Giovinazzo, alle porte di Bari. Un dolcissimo pomeriggio in cui, oltre a poter ammirare le opere d'arte realizzate proprio con il cioccolato, ha potuto mettere le mani in pasta. Vediamo. Allora, San Nicola si avvicina, fuori fa già un discreto freddo e questo la dice lunga, e a me è venuta voglia di dolce, quindi mi sono intrufolata in un laboratorio di pasticceria, quella di Nicola Giotti, a cui do il benvenuto. In realtà il benvenuto lo dai tu a noi, perché certo, sono io che mi sono intrufolata in quello che è il tuo regno. Ma raccontaci dove siamo e che cosa stiamo vedendo. Allora, siamo nella pasticceria Giotti, una pasticceria fondata nel 1947 da quest'estate bottega storica patrimonio di Puglia. Qui vedete in rassegna una serie di metamorfosi, così come mi piace definirle, di cioccolato. Metamorfosi perché tu trasformi il cioccolato, posso dirlo, in delle opere d'arte, certo, che in questo caso di specie sono in particolar modo dedicate al Natale da un lato, ma anche e soprattutto alla figura di San Nicola. E tu ti chiami Nicola, sì, quindi diciamo che è una figura iconica, molto sentita, e quindi spesso dedico delle opere al nostro santo. Ecco, opere che secondo una tua tradizione ma anche innovazione sono aerografate. Mi racconti, certo, che vuol dire? Allora, aerografate perché ho inventato una tecnica di decorazione unica al mondo che si chiama aerografia indiretta speculare lucida e mi permette di realizzare queste opere di cioccolato particolarmente artistiche. Ci piace un po' divertirci confondendo un po' le idee alle persone. Si pensa che ad esempio questa fosse una normale tazza di ceramica, invece è cioccolato. Ma fammi capire, questa tazza è tutta di cioccolato? Tutta di cioccolato. Cioè il suo manico, tutto, e tutto ciò che c'è all'interno? Sì. Potenzialmente si potrebbe mangiare qualsiasi cosa? Senza il potenzialmente, tutto commestibile. E adesso, se sei d'accordo, io però vorrei entrare su quello che è il tema del giorno, perché a portarmi qui è stato la voglia di dolce, ovviamente, ma questo spirito che è tipicamente legato all'arrivo di San Nicola a Bari, anche se qui siamo a Giovinazzo. Allora, raccontaci un po' queste opere. Come vedete ci sono tanti San Nicola di cioccolato aerografati, con i quali abbiamo ripreso un po' l'icona classica di San Nicola, diciamo rifacendoci ai paramenti sacri, e mi piace poterli rappresentare così perché rappresentano ancor più realmente quello che per nostro grande vanto è la vera icona del Natale. San Nicola è il vero Babbo Natale. E poi cos'altro abbiamo invece dedicato a San Nicola? Abbiamo realizzato un violino di torrone, ecco come vedete, torrone dedicato a San Nicola. Ecco, vediamo proprio la nascita. Questo è lo stampo da lo cui stampo nasce. Da cui si estrae il cioccolato aerografato e viene questa bellissima lucentezza. San Nicola lo vedo un po' dappertutto in questo laboratorio e non a caso porti questo bellissimo nome, ma questo è uno scrigno meraviglioso. Che cosa contiene? Innanzitutto vedete una borsa realizzata dalla stilista molfettese Isabel Pabo, dagli la Palumbo, è un'opera artigianale, è uno scrigno nel quale ci sono delle opere veramente uniche.
dei mini dolcetti che parlano di Natale, ma soprattutto che hanno come assoluto protagonista San Nicola. Ecco, questi, anche questi ovviamente tutti da assaggiare, sono dolcetti fatti come? Allora, questo in modo particolare è un biscotto dell'antica tradizione nord europea, gli speculoos, da sempre dedicati a San Nicola. In questo caso gli ho voluto riportare l'immagine iconografica di San Nicola attraverso la mia tecnica dell'aerografia. Poi abbiamo i famosissimi biscotti di pan di zenzero, finemente decorati con ghiaccia reale, le faldacche della tradizione di Turi, pasta di mandorla con all'interno del pan di Spagna l'alchermes della Marina, anche questi aerografati con motivi natalizi. Ha l'aspetto quasi di un confetto. Certo. Questa è un biscotto a forma di pigna, una frolla al cioccolato. Questo invece è un altro biscotto a forma di stella di Natale, sempre aerografati, quindi ecco le nostre metamorfosi. E facciamo immaginare altro, poi si tratta di biscotti. E certo. Questo è un antichissimo dolce giovinazzese, i cuscinetti del bambino di Gesù. Tanta simbologia nel Natale, nella appunto comunicazione, nella narrazione che è legata a San Nicola, tanto gusto per grandi, per bambini. Io adesso però ho una curiosità, Nicola, come si fanno questi biscotti? Andiamo a realizzarli, che dici? Andiamo a realizzarli. Allora, vedo della farina, vedo del burro, delle uova e poi cos'altro abbiamo? Allora, farina di mandorle, okay. Nostre, di Bari, le mandorle pugliesi, zucchero, burro, uova. Qui abbiamo del pan degli angeli. Ok, lievito. E queste sono le famosissime e tradizionali spezie per lo speculoos, questo biscotto che è un misto tra cannella, chiodi di garofalo, noce moscata, coriandolo, e anche petali essiccati di rosa, quindi ha un insieme di spezie per cui sono caratterizzanti del gusto. È un gusto tipicamente invernale, ricorda proprio certo. L'idea dei dolci alla cannella tipici sì. Del Natale. Sì. Allora, adesso che abbiamo elencato gli ingredienti, mettiamo un po' le mani in pasta, che dici Nicola? Assolutamente sì, ci facciamo aiutare dalla mia collega Luana Cossa. Ecco, che è pronta qui già al suo posto di combattimento per impastare. E allora, procediamo. Allora Nicola, questi sono i nostri biscotti, diciamo fase embrionale, adesso non ci resta che infornarli. Mi dici qualcosa sulla cottura? 160 gradi, valvola aperta, laddove c'è la possibilità di controllare la valvola di cottura. Una cottura lenta e leggera, devono biscottare, ecco perché si chiamano biscotti, devono asciugare. Quindi mi stai dicendo che non c'è un timer preciso, no. Ma che dobbiamo andare un po' ad occhio, perché queste cose mi terrorizzano. Ogni forno è diverso dall'altro, per cui i professionisti non diamo i tempi di cottura, ma dobbiamo, ahimè, seguire a vista. Mi affido allora al tuo occhio. Andiamo a infornare. Secondo me, Nicola, sono pronti. Puoi venire a vedere tu però, perché hai l'occhio tecnico. Hai un buon occhio. I speculoos sono effettivamente pronti. L'ho visto dalla doratura. Li sforniamo? Perfetto. Mi sposto, eh. Allora, i nostri biscotti sono pronti, però adesso dobbiamo far partire la fase della decorazione. Io ho visto Luana sciogliere il cioccolato bianco ed è stata una cosa meravigliosa. Ci serve a glassarli. Certo. Come funziona? Adesso intingiamo la parte superiore del biscotto nel cioccolato bianco, creiamo un piccolissimo velo
e lo appoggiamo su questa teglia perché deve raffreddare in frigorifero. Ok, quindi prima di essere decorati definitivamente, certo, creeremo questa sorta di base, sì, che sarà poi la base del disegno e dell'aerografia. Ne mettiamo proprio uno strato sottilissimo, come vedete, per evitare di andare a modificare un po' il gusto. Siamo alla fase più delicata, è quasi diventata chirurgia questa. Infatti ho visto che hai preparato gli occhiali, abbiamo preparato gli strumenti, stiamo per decorare con aerografia. Certo. Che cosa facciamo adesso? Adesso creeremo sugli specolus il volto di San Nicola. Ok, a partire da colori che... Rosso, giallo e nero. Rosso, giallo e nero che Luana adesso versa all'interno di questo, come lo chiami? Aerografo, questo è l'aerografo. Aerografo, come vedete, è una specie di pistola che è collegato a un compressore dal quale esce aria. Tirando indietro il grilletto, oltre all'aria uscirà anche del colore, guardate. Ecco perché ci dici che la decorazione avviene ad aria. Sì, e l'aria è il nostro veicolo d'arte. Allora Nicola, questa è la nostra opera d'arte, i nostri biscotti che raffigurano fedelmente, devo dire, il santo di Mira, il santo che porta il tuo nome. E ora che li abbiamo realizzati, io devo dire sono molto tentata di assaggiarli, ma prima voglio sapere fin dove sono arrivati i tuoi dolci, i tuoi biscotti, soprattutto i dolci legati a San Nicola. Questa presentazione dedicata al nostro santo l'ho portata al simposio APEI. L'APEI è una importante associazione di pasticceri italiana che ha come presidente il famoso Iginio Massari, e in questo contesto di assoluta eccellenza internazionale della pasticceria abbiamo raccontato della nostra terra e soprattutto di San Nicola. E dove vorresti andare in futuro, dove, se c'è un desiderio, dove ti piacerebbe presentare i tuoi dolci legati a San Nicola? In qualunque parte del mondo e se possibile anche fuori dal mondo, non ci poniamo limiti. Nulla è impossibile. Nulla allora è impossibile. E allora io direi che per questo pomeriggio mi sono divertita tantissimo, io ti ringrazio e adesso aspetto il momento in cui le telecamere si spegneranno perché ne voglio assaggiare uno. Buono. E il nostro spazio dedicato a San Nicola termina qui. Io vi saluto dandovi appuntamento a domani.